Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. È tornato a riunirsi il Consiglio regionale. Durante la sessione ordinaria sono stati esaminati solo i documenti politici, mentre sono stati rinviati i restanti punti all'ordine del giorno alla seduta convocata per il prossimo 11 luglio. Per Forza Italia e Movimento 5 Stelle la giunta D'Alfonso non ha più i numeri per governare. Berardinetti annuncia lo stanziamento di fondi per la valorizzazione dei centri storici. Consorzio industriale, da Febbo e Sospiri di Forza Italia dubbi sull'incarico Enzo Del Vecchio. Per Balducci del PD invece la nomina è perfettamente legittima. Maurizio Di Nicola, la realizzazione dell'impianto irriguo a pressione nel Fucino non può più subire ulteriori ritardi. Case popolari, Bracco chiede chiarezza sulle assegnazioni. Dalla giunta regionale nessuna risposta su emergenza idrica nel Teramano per il consigliere del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante. Sporcizia e incuria nei locali della ASL di Pescara. Pettinari invoca intervento dei NAS. Vediamo i servizi sugli altri avvenimenti. È stato certamente un compleanno particolare, in occasione dei suoi 90 anni, quello che Mario Fratte ha trascorso all'Aquila, ospite del Consiglio regionale. Ricevuto dal presidente Giuseppe Di Pangrazio e dal consigliere segretario Giorgio D'Ignazio, lo scrittore di origini aquilane ha visitato Palazzo dell'Emiciclo e le sue strutture, ricordando gli anni trascorsi nella sua città natale. Al termine dell'incontro, l'illustre scrittore è stato omaggiato con una targa ricordo dal presidente Di Pangrazio, che ha annunciato a sorpresa ulteriori riconoscimenti per Mario Fratte, vista la straordinaria attività letteraria e culturale svolta in tutto il mondo ed il suo immutato legame con l'Abruzzo e la città dell'Aquila. Fratte ha ringraziato e mostrato emozione per l'omaggio ricevuto ed ha lasciato l'Aquila con un pensiero per i giovani italiani. Non sapevo che mi consiglieranno un premio, ma sono contento perché sono circondato da molti sorrisi e da molta cordialità. Mi sento bene, mi sento a mio agio. Se io direi, consiglierei ai giovani di restare in patria e di creare letteratura per la patria. Cioè gli italiani dovrebbero scrivere opere teatrali italiane e i produttori dovrebbero preferirle. Purtroppo si preferisce lo straniero. Quindi bisogna dare più valore alle opere italiane e agli scrittori italiani. Un incontro all'Emiciclo per discutere del collegamento ferroviario Pescara-Roma. Appuntamento promosso dal presidente della Commissione Territorio, Pierpaolo Pietrucci, al quale hanno partecipato i sindaci del cratere, come il neoprimo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e i rappresentanti di Confindustria. Sono emersi i vantaggi di un nuovo progetto proposto dall'ingegnere Fabio Fiori, fa sapere Pietrucci, che vedrebbe la realizzazione di una nuova tratta ferroviaria all'Aquila-Roma come parte integrante di un piano molto più ampio di interesse europeo. Tale progetto prevede la creazione di un nuovo corridoio del Mediterraneo che colleghi la regione di Barcellona con l'area balcanica e che attraversi le regioni di Lazio e Abruzzo, collegando tra loro in particolare i porti di Civitavecchia e Ortona. Una soluzione, spiega Pietrucci, che consentirebbe di evitare il passaggio delle merci per Roma, oltre che connettere in maniera efficiente la capitale, capoluoghi attualmente penalizzati sotto il profilo dei collegamenti come Rieti e L'Aquila, e che sarebbe di evidente vantaggio anche per la mobilità delle persone. Il sottosegretario Camillo D'Alessandro, conclude l'esponente del PD, sta lavorando sulla nuova programmazione e ha dato la disponibilità ad approfondire il nuovo studio.